Entusiasmo, vitalità, creatività, impegno. Ecco alcuni aggettivi per definire il lavoro dei ragazzi di 5 scuole secondarie di primo grado che hanno partecipato alla seconda edizione del concorso Copyright Junior Scopri la cooperazione, promosso da Lega Coop Bologna. Il primo premio di 1000 euro è stato assegnato alla terza A dell'Istituto Comprensivo 13 Scuola Media Da Vinci di Bologna per la ricostruzione attenta e curata della storia della cooperativa edificatrice Murri. È stata un'esperienza molto formativa, sia per gli alunni, sia per noi insegnanti, che abbiamo dovuto lavorare in un modo un po' diverso dal solito e abbiamo noi stesse per prime dovuto imparare a lavorare in modo cooperativo. Abbiamo parlato della cooperativa Murri, che è una cooperativa edilizia che costruisce case per i propri soci. Ci siamo divisi inizialmente in gruppi, che ogni gruppo aveva la propria funzione e poi alla fine abbiamo unificato tutto il progetto per poi presentarlo oggi. Credo che abbiano imparato davvero cosa significa cooperare per raggiungere insieme un obiettivo comune. Hanno lavorato insieme, nessuno ha voluto primeggiare, ma anzi le decisioni sono state prese insieme, il lavoro è stato sempre svolto in modo cooperativo e proprio questo ha fatto sì che sia venuto fuori un risultato soddisfacente. Pensiamo che in futuro parteciperemo ancora a questo progetto, perché è molto bello. Invece il secondo premio di 500 euro è stato assegnato alla seconda D ICT Casini di Bazzano, che ha presentato una ricerca sulle radici cooperative presenti nel territorio bazzanese. Abbiamo fatto una ricerca storica su una cooperativa di Bazzano, la cooperativa edilizia. È stato all'inizio complicato, però comunque abbiamo fatto temi in classe, abbiamo fatto molti incontri, è stato comunque divertente. Abbiamo comunque imparato a conoscersi, a trovare idee insieme. Abbiamo realizzato la cooperazione, così diventando grande si può diventare ancora meglio di quando non si è. Complessivamente alle scuole dai ragazzi sono stati assegnati riconoscimenti e premi per un valore di 5.500 euro. Le 5 scuole sono: Terza A Istituto Comprensivo 13 Leonardo da Vinci di Bologna, Seconda D Istituto Comprensivo Bazzano Monteveglio Casini di Bazzano, Terza C Istituto Comprensivo di Castelmaggiore Donini Pelagalli, Terza F Istituto Comprensivo di San Pietro in Casale Bagnoli, Terza P Istituto Comprensivo 10 Besta di Bologna. Secondo me si può cambiare, andare fuori dal commercio normale e provare a basarsi sul mondo, non solamente gli stati che già sono adesso, possiamo provare a integrare anche gli altri e a farli partecipare più alla vita e possono portare ricchezze comunque al mondo. Abbiamo comunque anche scoperto un'attività, appunto questa, la cooperativa su cui abbiamo lavorato, del nostro territorio, di cui non avevamo idea, cioè la maggior parte di noi non lo conosceva. E in più abbiamo anche imparato a cooperare insieme, a dividerci in gruppi. Poi abbiamo fatto delle interviste, abbiamo montato appunto il video per poi farlo vedere. Quindi è stato molto interessante e anche divertente alla fine. Alla premiazione sono intervenuti alcuni sindaci dei comuni delle scuole coinvolte e l'assessore alla formazione della provincia di Bologna, Giuseppe De Biasi. I valori della cooperazione sono valori dell'apprendere, dell'educare, quindi del loro stare quotidianamente a scuola. Le ricerche sono davvero state tutte fantastiche, di grandissimo spessore anche nell'uso dei mezzi di comunicazione. E i valori che hanno trasmesso sono davvero degli spot meravigliosi per i cooperatori, per il nostro mondo cooperativo e lo stare insieme nel territorio. Quindi direi che potrebbero sicuramente, anzi potranno essere usati dalle cooperative prese in considerazione come splendidi spot fatti con gli occhi dei ragazzi. Concludiamo con l'intervento di Ethel Frassinetti, direttore di Lega Coop Bologna, che ci spiega perché Lega Coop intende investire sui giovani e sulle scuole con l'iniziativa Copyright Junior. Questo è un bellissimo risultato perché ci restituisce la consapevolezza che i principi cooperativi possono essere declinati all'interno di un'impresa cooperativa, ma prima ancora che principi applicabili all'interno di un'impresa sono i principi del nostro vivere quotidiano. Di fronte a un bisogno, collaborare, fare insieme, trovare delle risposte di responsabilità individuale, ma insieme. Questi ragazzi hanno
hanno una ricettività straordinaria su questi temi, appunto del mutuo aiuto, della solidarietà. E anche una cosa molto importante, di conoscere il proprio territorio, il territorio in cui loro vivono, e conoscerne anche la memoria storica. Esempi interessanti, esempi concreti, e quel filo rosso che è importantissimo mantenere, di come tutto quello che accade oggi è legato a doppia mandata a quello che è successo ieri e ieri l'altro. Quindi la conoscenza del proprio territorio e del proprio passato sono aspetti formativi, io credo, molto importanti, prima ancora che per il loro futuro percorso professionale, per la loro vita. So it's a greater cause.